Oh, buonasera, buonasera a tutti e bentornati all'angolo dell'Etrusco in versione estiva, eh? Siamo tutti ormai presi dalle vacanze, dal sole, dalle spiagge, dalle montagne. Io sono infatti in una località di montagna, eh? Sono salito per trovare un po' di freschino, eh? Mi sono anche un po' abbrustolito, insomma. E però, insomma, voglio ritornare alla partita della finale, insomma, della finale europea dell'Eurocoppa, eh? Dell'Eurocoppa, come dicono in Spagna, pensate, proprio loro che ci hanno battuto 4-0 in questa finale, che sembrava una partita, insomma, tra una squadra di Serie A e una di Serie C, no? Insomma, due categorie di differenza, insomma. Ecco, quindi assorbito lo shock di questo torello spagnolo, ci hanno proprio fatto il torello, no? Ci hanno fatto correre a vuoto come dei fessi, ecco. E vorrei così ritornare a esaminare questa finale, insomma, con alcune osservazioni assolutamente dispettose, no? Su il nostro caro amico Cesare Perdelli, eh? Perdelli, è tornato Perdelli, ragazzi, ci eravamo illusi, che, come dire, le défaillance mostrate da Perdelli nella Fiorentina si fossero dissolte, con la maglia azzurra indossata dai giocatori. Viola si sa porta male, non dicono tutti Viola porta male, ma io non ci credo per nulla. Secondo me porta male, portano male altri, eh? Non più i colori, ma le persone portano male, ecco. Allora io comincerei con queste osservazioni. Insomma, la partita ormai è inutile parlarne, sappiamo tutti com'è andata. Non c'è stata È la prima volta che finisce 4-0 una finale europea e o mondiale a questi livelli. E comunque, appunto, alcune osservazioni vanno fatte, perché vanno espresse, perché Perdelli aveva avuto, diciamo, la fortuna massima di passare il turno anche immeritatamente. Ricordiamoci che se Spagna e Croazia avessero pareggiato 1-1, bastavano 1-1, la Spagna e l'Italia sarebbe stata eliminata, sarebbe tornata a casa, il cosiddetto biscotto torta, no? E infatti anche Spagna si divertiva con questa parola, tutti i giornali spagnoli più gettonati, insomma, no? Ecco, ma secondo voi, mi pongo questo quesito, la pongo anche a voi, ma secondo voi la Spagna aveva tutto interesse a fare questo famoso biscotto, oppure l'ha fatto ma alla rovescia, no? Cioè, secondo me gli spagnoli, e non solo secondo me gli spagnoli hanno capito che la Croazia era più forte dell'Italia. Tant'è vero che quando la Spagna ha incontrato l'Italia, e quando la Spagna ha incontrato la Croazia, l'Italia era sotto alla Croazia. Quindi la Spagna non ha fatto tanti calcoli, cioè li ha fatti, però alla rovescia, no? Chi è più pericoloso, in questo senso, chi è più pericoloso fra Italia e Croazia? Una bella domandina a cui gli spagnoli probabilmente hanno risposto la Croazia, e quindi ce l'hanno messa tutta per vincere, e a 3 minuti alla fine l'hanno buttata dentro. Insomma, ma se si va a rivedere un po' la partita, non è che la Croazia abbia demeritato, eh? Cioè, è stata abbastanza equilibrata, cosa non è stata Italia-Spagna 1-1 del turno relativo al girone eliminatorio, no? Cioè la primissima partita. È vero che l'Italia aveva tenuta abbastanza bene il campo,
anche con certe palle gol, insomma, Balotelli, poi un'altra di fare di Natale, so, ma loro però avevano avuto ben 10 palle gol alla fine, quindi se fosse finita la vittoria degli spagnoli, nulla sarebbe stato, non ci sarebbe stato nulla di scandaloso, tant'è vero che Torres si è mangiato addirittura tre gol, si era mangiato addirittura tre gol. Quindi, ben buon per noi, buon per Perdelli che era riuscito a passare il turno rischiando grosso, perché se negli ultimi 3 minuti la Croazia avesse pareggiato, l'Italia avrebbe preso l'aeroplanino per tornare a Roma. Ecco, una volta però guadagnato la finale, Perdelli ha perso un po' la bussola, no? Insomma, deciso di schierare gli stessi uomini della semifinale Italia-Germania, quella partita clamorosa, vinta in un modo proprio così travolgente, con Balotelli proprio Super Mario, no? Li ha fatti secchi con una bomba da fuori aria e prima ancora un colpo di testa su una geniale trovata di Cassano. Però a quel punto lì, per riconoscenza, Perdelli ha detto: io devo schierare gli stessi della semifinale, no? Cioè, gli stessi della semifinale. Ma però si parla di riconoscenza, no? Giustamente, cioè, loro mi hanno così, come dire, mi hanno aiutato, no? Anzi, mi hanno così tanto soddisfatto nelle loro prestazioni, ce l'hanno messa tutta e siamo arrivati in finale, no? Insomma, alla grande proprio no, perché anche contro gli inglesi, se Rooney azzecca quella rovesciata al 91esimo, si riprende anche lì l'aeroplanino per Roma. È vero, sì, l'Italia, bella partita, li abbiamo messi sotto, però loro hanno giocato all'italiana, quindi chi gli può dire un inglese già all'italiana? Insomma, vuol dire che cerca di fare come l'Italia, no? Quindi cosa gli puoi dire? Dice, sei stato in difesa a difenderti all'italiana, dice, noi siamo l'Italia, no, si può solo fare noi perché noi siamo italiani e tu che sei inglese non puoi giocare all'italiana, insomma, ma il vecchio oggi, cioè diminutivo di Hodgson, il vecchio oggi è stato allenare prima l'Inter, e poi l'Udinese, insomma, ha imparato anche addirittura la nostra lingua, e per un inglese è veramente, io gli darei l'Oscar, no? Dai, Davide Donatello, qualche cosa, l'onorificenza al Presidente della Repubblica, per un inglese imparare così bene l'italiano è sinceramente formidabile. Quindi, ripeto, dopo aver passato il primo turno a fatica e per il biscotto alla rovescia fatto dagli spagnoli contro la Croazia, che reputavano essere, in tutta verità, migliore di noi, dopo aver faticosissimamente passato il turno con gli inglesi, che si sa sbagliano, lì c'era anche poco da calcolare, loro tanti rigori perdono sempre, sicché portiamo la rigori e andiamo avanti. Dopo aver poi superato i tedeschi, che con noi perdono sempre, perché è matematico, i tedeschi possono battere qualsiasi squadra al mondo meno che l'Italia, l'Italia e l'Italia, cioè anche l'Italia peggiore. Allora, siamo arrivati in finale, ma a questo punto Perdelli ha deciso di fare la formazione non per, come dire, per battere la Spagna, no? Ma per riconoscenza. Ma riconoscenza, scusa, ma falla dopo, prima batti la Spagna e poi esprimi la tua riconoscenza a chi che sia. No, dice, io li devo mettere i soliti, perché devo esprimere di loro la mia riconoscenza. Ma che significa? Scusa, ma la riconoscenza? C'era Chiellini che, francamente, non era buono neanche per fare il bagnino al bagno lì, come si chiama quello, i bagni pancaldi di Viareggio. Ecco, se lui avesse quella mattina
deciso di andare a fare servizio di bagni pancaldi, avrebbe detto: no, guarda, ti resta a casa lì all'Ardenza o dovunque tu abiti, non ce la fai, non ce la fai neanche a fare non solo il bagnino, ma nemmeno così, l'apriuscio, l'apriporta. Allora, e poi naturalmente lì, cioè, non è durato manco 30 minuti, non mi ricordo per quanto è riuscito a stare in campo, ma insomma era completamente malconcio e non si capisce che riconoscenza si può dare. Lo stesso, vabbè, riconoscenza sì, ma allora scusa, la riconoscenza la devi dare anche a quegli altri che hai portato all'Europeo, no? A giocare la Coppa Europa, che stanno lì in panchina a scaldare la sedia. Allora, si presume che 23 giocatori siano, non dico tutti fuori classe, ma almeno ottimi giocatori. Allora, se hai tutti ottimi giocatori, ma chi quegli altri che li ha portati a fare? Cioè, dice sì, 11 di base, e gli altri? Cioè, che ci stanno a fare gli altri? Cioè, sono venuti con te in Polonia a mangiare wurstel e rauti, non lo so, rauti, wurstel polacchi, perché forse rispetto a quelli tedeschi costano un po' di meno, insomma, vediamo un po' di risollevare l'economia dell'Est Europa, ma io francamente, cioè, riconoscenza di... Ecco, semmai, guarda, riconoscenza, riconoscenza. Sono gli spagnoli a esprimere riconoscenza verso Perdelli, perché 4-0 conseguito. Oltretutto poi 4-0 conseguito a Kiev, cioè i nostri giocatori schierati nel finale saranno riconosciuti per tutta la vita, no? Ti trovano per strada, dice, di Natale, oppure anche, aspetta, chi c'era? Ma lo stesso Balotelli, Pirlo che è stato messo in ridicolo agli spagnoli, sembrava Iniesta, sembrava, non so, Pelé, Pirlo sembrava un Pirla appunto qualsiasi, no? Dice, ma... E Pillo, ah, sei te quello del 4-0? Sì, mi ricordo che ti ha beccato un 4-0 lì a Kiev. E Buffon, 4 pippe t'ha preso, 4 paeglie belle, belle indigeste e condite con i Guttalax, capito? Questa è la riconoscenza, ti riconoscono, capito? Ti riconoscono dappertutto. E poi Bonucci, ah, sì, te sei quello che tu eri indagato per... sotto inchiesta per il calcio scommesse, e poi ti sei pure preso 4 pippe, capito? 4 paeglie e 4 ciorizzi, ciorizzo, una specie di salame o salsiccia, mi ricordo, spagnolo naturalmente. Ecco, quindi la riconoscenza poi che Perdelli ha conseguito, o meglio, ha elargito, così riguarda anche questo, 4 bei pippoli nel saccoccio nel nostro simpatico Buffon. Tra l'altro poi, a proposito, Bonucci, Buffon, no, tutte storielle, come dire, poco simpatiche, insomma, ricordiamo che Criscito, giocatore, se non erro, in forza allo Zenit aspetta, come si chiama? Il nostro grande tifoso, Viola, naturalmente. Non mi ricordo più. Insomma, l'ex allenatore della Roma. Praticamente Criscito, anche lui, è sotto inchiesta. E Perdelli chiaramente non l'ha chiamato, no? Per motivi, come dire, di No, non che praticamente per motivi di moralità, no? Etici, ecco, motivi etici. Ecco, ma Bonucci, scusa? Già, ma lui gioca per la Juve. Allora bisogna in tutti i modi chiamarlo, come del resto Buffon, che ha elargito la bella somma di 1,5 milioni di euro in vari assegni al suo tabaccaio, più fidato tabaccaio. Di Parma, no, di Parma, sì, no, io pensavo comprasse prosciutti e formaggi,
le forme parmigiane a Parma, non so, da un tabaccaio che si può, non so, è una partita di fumo, ma questo l'abbiamo già detto, l'ho già detto in un'altra puntata dell'Angolo dell'Etrusco, una battuta molto dispettosa davvero. E quindi a questo punto, cosa si può dire ancora di questa partita? Che la storia si ripete, no? La storia si ripete. A parte il fatto che, perché la storia si ripete? Ci andiamo dopo a parlare di questo. C'è da dire una cosa, sempre di Perdelli, che bene o male Perdelli era riuscito a fare 1-1 con la Spagna con un certo accorgimento tattico, no? Cioè aveva messo tre difensori anziché quattro, tirando indietro De Rossi, no? E facendogli fare il terzino centrale, insomma, cioè due terzini laterali e uno centrale. E per me è una mossa assolutamente folle, va bene? Che lui sicuramente non ci ha dormito la notte, come del resto è successo anche questa notte qui, no? Lui sembra che proprio non abbia chiuso occhio. Tale era la tensione nervosa che lo attanagliava. Eh? E quindi, però, con questa, diciamo, con questa sistemazione tattica, lui ha fatto di necessità virtù, però ci ha azzeccato. Perché ci ha azzeccato? Perché la Spagna è molto forte a centrocampo. Allora, cosa ha fatto? Ha tolto un difensore e ne ha messi 5 di centrocampisti. 5 di centrocampisti. Quindi ha intasato tutto, no? A metà campo e per loro la cui forza è soprattutto a centrocampo, hanno un attaccante solo formidabile, non si capisce perché Del Bosque, Del Bosque lo tenga sempre in panchina, faccia già gli ultimi 20 minuti, uno come Torres che vale né più né meno, forse un po' meno di Balotelli, ma siamo lì. Allora, infoltendo tutti il centrocampo, c'è stata una congestione totale. La stessa tattica l'ha fatta il Portogallo in semifinale, manca poco, li frega con un contropiede clamoroso 4 contro 2 e il simpatico e pubblicizzatissimo, fa tante pubblicità, gli sciampi, insomma, poi altre cosette che non mi ricordo. Cristiano Ronaldo ha sparacchiato in tribuna, no? Buttando proprio un bel palloncino al 92esimo nella curva degli spagnoli, i quali hanno gentilmente ringraziato, alcuni con gestacci, insomma, non proprio così da educande, ma insomma, comunque il Portogallo in 90 minuti non gli ha fatti tirare in porta. Io stentavo a credere ai miei occhi, tant'è vero, mi sono anche un po' mezzo addormentato perché questi non tirava nessuno in porta. Poi alla fine, il 92esimo, i portoghesi hanno avuto la palla d'oro per siglare l'accesso in finale. Peccato che poi i rigori si siano conclusi con un palo dei portoghesi che è finito vicino alla linea di porta, ma non in porta, e un palo degli spagnoli che è entrato preciso, proprio vicino all'altro palo, e quasi palo, e rete, e Spagna in finale. Ecco, quindi praticamente il Portogallo ha perso la finale per una questione di centimetri, come diceva un presidente della Roma, e sì, non a caso si chiamava Dino Viola, guarda, era Viola solo di nome però. Comunque sia, perché Perdelli non hai fatto la stessa cosa del Portogallo? Mettere 5 centrocampisti a intasare gli spagnoli a centrocampo e poi gente fresca che corre, che si danno l'anima, pur essendo il Portogallo nettamente inferiore alla Spagna. Quindi niente era deciso. Poi c'è stata questa esaltazione, successo ai tedeschi, mamma mia, che ha addirittura fatto dire a alcuni che l'Italia era nettamente favorita contro la Spagna. Invece poi è finita come è finita. Questi sapientoni, e poi alla fine annegano, nella melma, diciamo nel pantano in cui essi stessi sguazzano, alla grande, proprio così. Ecco. Allora, io volevo concludere
Questa storia dei ricorsi storici, no? La storia si ripete. Perché la storia si ripete? Perché è riapparsa la sindrome dei Rangers. Che è la sindrome dei Rangers? È detta anche il fantasma della Scozia. C'era un fantasma dell'opera, no? C'era un famoso, una famosa, mi pare un musical, una cosa del genere. Insomma, che dà il titolo Il fantasma dell'opera. Questo è il fantasma della Scozia. Ecco. Che cosa è successo nel 2000, nel 2008? Nel 2008 la Fiorentina, allenata da Cesare Prandelli, che non era ancora Perdelli, il simpatico nomignolo se l'è guadagnato dopo, affronta in semifinale i Glasgow Rangers, o i Rangers di Glasgow. Quindi squadra nettamente inferiore, Rangers Glasgow. E allora cosa fanno questi? La prima partita si gioca a Glasgow e loro, senza pensarci troppo, fanno una specie di trincea tipo prima guerra mondiale, no? Cioè si schierano tutti dietro, praticamente un attaccante, ma nemmeno anche lui a difendere, basta. E dopo una mezz'ora, allora io mi giro e siamo, mi pare, al Bar Aurora, se non erro, a vedere la partita. Mi giro verso il mio amico Massimo e gli dico: Massimo, ma ti resterei un secondo e questi vogliono portarci a rigori. Dopo mezz'ora, partita di andata, eh? E lui mi risponde: me ne sono accorto anch'io, perché proprio non fanno un passo al di là della loro metà campo. Si sono accorti, poverini, si sono accorti che sono nettamente inferiori e quindi stanno lì rintanati. Ma allora voi cosa avreste fatto? Ma è come minimo mettere un attaccante in più, no? Mettere un attaccante in più. C'era Mutu a fare la mezza punta e l'altro era Pazzini, solo soletto lì che faceva mi viene in mente quei programmi, quei siti internet in cui, no, i single, facevi single, proprio singolo lì in cerca di una dama, ecco, una cosa del genere. Quindi disperatamente solo Pazzini e questi hanno tutti 5 o 6 a difendere, in difesa, più i centrocampisti, più tutto il resto. Io, ma come si fa a fare gol in quel modo se non metti almeno un altro attaccante? Ma Perdelli, cacchio, scusami per il cacchio, non era riferita a te, è un'espressione così, diciamo un intercalare, come diceva IG di Radio Blu. Ma te ne sei accorto che questi ci vogliono portare a rigori dal primo minuto della partita di andata, e tu seguiti a giocare con una punta sola? Ma Dio, ma insomma, è vero, non tornato a dormire la notte dalla tensione, infatti non ti sei proprio svegliato. E insomma andò a finire che 0-0 all'andata, 0-0 al ritorno dopo 100 minuti, dopo 90 minuti, e poi dopo 0-0, naturalmente anche dopo supplementari. Allora, almeno i rigoristi l'hai scelti bene, visto che non hai messo una punta in più, anzi hai levato Pazzini, hai messo Vieri, ma pensa a te, un virgulto, proprio un ramoscello appena sbocciato, Vieri, Cristian Vieri, che era come dire un elefante intorno a tante gazzelle. Figurati se l'elefante può, come dire, fa centro, eh? Il pallone glielo portano via. Si mangiò anche un metro dalla porta, si annodò, insomma, si intrecciò le gambe. Insomma, poi sbagliò anche il rigore. A proposito dei rigori, ma io dico, ma visto che tutti avevamo capito che questi volevano portarci a rigori, ma perché non metti quei 5, 4, 5 rigoristi che ci avevano fatto vincere contro l'Everton, in casa dell'Everton? No, invece Santana lo levi, Pazzini lo levi, ma poi alla fine va a finire, tira Liverani, insomma, vabbè.
e Vieri in curva ferrovia, vabbè, dove dice andava sempre a vedere Baggio giocare Vieri, no? Quando era un giovinetto, Baggio già era un fuoriclasse, allora Vieri da Prato, che era, sembra fosse tifoso della Fiorentina, veniva a vedere Baggio che sparacchiò questo pallone proprio il punto in cui lui si sedeva. Si ricordò. Dice, ma io stavo lì in curva ferrovia a vedere Baggio segnare, allora voglio tirare una pallonata esattamente, proprio ha preso proprio quel punto lì. Ma pensa te, ma faglieli tirare a rigori a chi già l'ha marcati, anche, cioè, vai a colpo sicuro, no, magari perdi lo stesso, almeno, insomma, non fai queste figure. E così è avvenuto, una cosa molto simile, insomma, lui, purtroppo quest'uomo è tanto bravo, tanto... Sa veramente parlare bene, infatti è un PR insuperabile, un uomo di pubbliche relazioni. Quando ho visto anche queste interviste, li mette tutti in queste conferenze stampa, la sta tutti i giornali, quasi lo venerano, insomma, mai una domanda, come dire, che possa essere minimamente... lo possa mettere minimamente in difficoltà, ma è tutte domandine, come dire, è così, roba scria, no? Tutte domandine semplici, semplici, no? Come quando la maestra o l'insegnante a scuola sa che tu non sai un cacchio, e allora ti fa tutte domandine semplici, semplici, in modo che te tu prendi un bel votino. È un 7-8 che è assolutamente, come dire, immeritato, perché tu non sai un cavolo. La mattina prima hai fatto forca, cioè hai marinato la scuola, non hai studiato un cavolo il giorno prima, e tu sei andato magari a vedere gli allenamenti e la Fiorentina, ecco, come facevo io quando facevo forca, quando bigiavo, qualcuno dice anche così, bigiavo, marinavo la scuola. Ecco, purtroppo Prandelli, mi dispiace, ma è tornato Perdelli, insomma, Perdelli 4-0, insomma, dalla semifinale con i Gollellini alla finale con le Paeglie, con i Toreri, no, le Paeglie poi ce l'hanno rifilate i Toreri, e il risultato non cambia, si perde. Vabbè, dice, vabbè, tutt'altra pasta la Spagna, sì, però insomma, ci si poteva giocare meglio questa finale. Ci hanno guardato in tutto il mondo, bella figura proprio, bella figura. È stata proprio una Italia, Italia, roba da ricercati. Ricercati, ma non ricercati nel senso che insomma siamo ricercati perché siamo bravi, siamo proprio da sbattere in galera, insomma, perde 4-0 in quel modo, insomma. Nemmeno il più scatenato degli ultra spagnoli si sarebbe aspettato una passeggiata così irriverente. Verso la Coppa Europa, no? È così facile e riverente questa passeggiata verso la Coppa Europa. Va bene, allora io ho finito, e ora d'ora innanzi faremo tutti i commenti sulla nostra grande squadra viola, grande, sì, tra virgolette, insomma, perché qui di grande c'è solo il cupolone, poi il resto è una presidenza, una proprietà francamente ormai... Come si può dire? È così che si sta svaporando, no? Si sta sfilacciando un po' come un vecchio paio di scarpe ormai usato e riusato e consunto, no? Logoro, ma a proposito, un paio di scarpe, ma guardate, sono della Valle, i della Valle sono produttori di scarpe. L'hanno fatta apposta questa... È tutto, come dire, come si dice nei film,
E ogni riferimento è puramente casuale. Ecco, lo dico anch'io. Ogni riferimento è puramente casuale. Ciao a tutti, a presto. A un nuovo appuntamento con l'angolo dell'Etrusco. Ciao!